a Tu per Tu, una trasmissione che cerca di mettere in evidenza la parte umana dell'artista, l'altra faccia della medaglia. Dell'artista sappiamo tutto o quasi tutto, quando però le luci del palco si spengono, chi è la persona che abbiamo davanti? Con discrezione e tanto rispetto cercheremo di conoscere i ricordi, i pensieri, gli amori, i rimpianti, le battaglie vinte e quelle perse che la vita ci mette di fronte ogni giorno. A Tu per Tu, con chi? Seguitemi. Venite, venite con me. Renzo? Sì! Ci sei? Oh, buongiorno! Ciao amico mio! Come ciao. Va? Ciao caro. Oh, che bello vederti, mi hai promesso. Oh, grazie. No, io ci tenevo moltissimo che fossi tu il padrino di questa trasmissione. Oh, che onore, che onore. Ho detto già a loro che lasciamo stare il signor Renzo Biondi, perché oggi andremo ad intervistare Renzo Marchesan. Seguiti. Andiamo, andiamo. Allora, dai, andiamo un caffè, lo bevi? Molto volentieri. Allora, dai, andiamo a berlo. Renzo, allora, io intanto ti ringrazio veramente perché hai pochissimo tempo per rilassarti e quando sei tranquillo, mezza giornata a casa, chi arriva? Però io ci tenevo moltissimo che tu fossi il testimonial di questa trasmissione che si chiama Tu per Tu. Tu, a Tu per Tu perché? Tu per Tu o Tu per Tu? Tu per Tu, va bene. Tu per Tutti, Tu okay, per Tutti. Allora, facciamo così, Tu per Tutti sei Renzo Biondi. Tu oggi, per me e per quelli che ci seguiranno, sei Renzo Marchesan. Che è il mio cognome vero. Io sono Chioggiotto da tantissime generazioni, anche se il cognome Marchesan non è proprio Chioggiotto, però da tantissime generazioni Marchesan. Anzi, arrivo proprio da parenti pescatori proprio. Mi piace perché proprio dalla pesca. Se eri boscolo sarebbe stata una cosa normale. Scontato, a parte che non si dice boscolo, ma si dice boscolo. Si dice boscolo. Se ti dici, mi fa piacere. E qualche volta oggi parla anche con le tue cadenze. Perché amo i dialetti. Amo i dialetti veneti. Allora io l'ho un po' mescolato perché ormai tu sai che sono nato a Chioggia. Per tanti anni sono rimasto lì a Chioggia, che si dice Chioggia, non Chioggia. Chioggia, esatto. Così facciamo anche lezione. Sì. Poi, avendo studiato ad Adria, quindi in provincia di Rovigo, quando andavo a Chioggia mi dicevano ti parli in rovigotto, ti parlo. Addirittura. Esatto, invece poi a Rovigo mi dicevano che parlavo in ciosotto. E adesso col discorso che abito a Padova da tanti anni e il lavoro così, poi e lavorare in TV ti porta un po' a cercare di sistemare un po' l'addizione, quindi ho perso un po'. Quella cadenza che se proprio quella cadenza se quella casa è bella un po' si sente ancora però è tipico dei nostri veneti non perderla mai poi per tutta la vita quella. Renzo, allora una cosa bella è questa: noi non faremo vedere la casa perché per la privacy. Non diremo dove abiti, abiti in Italia e sì, soprattutto Veneto. Ma poi tu sai che, cioè, come hai visto, cioè io semplice, io sono un ragazzo semplice. No, io posso solamente fare tanti complimenti per la dimora di questo signore qui. Veramente. Diciamo che mi piacciono le cose particolari. Tanto, no? Soprattutto gusto, tanto gusto. Crearle. Un giorno mio, forse no? Vedrete, dai. Ecco, quello che a me interessa è che tu sei nato a Chioggia e sei nato. Sei nato, non si sa quando, come. L'importante è che sono nato. Lui è nato. Esatto. E si vede oggi, in tutta la mia pienezza. Oggi nella sua pienezza di vita. Allora, oggi noi parleremo di te come persona, perché dell'artista noi sappiamo tantissimo, quasi tutto. Guarda, io Checco avevo paura che venisse qua a domandarmi quando esce il prossimo CD. No. No, Renzo. No, meno male. Dai. Renzo, io e te ci cosa siamo. Preparo per spettacolo. Quelle domande le ho risposto tante volte. No, quindi. Ma faremo un'intervista per quello che riguarda la tua estate. Ah, okay. Ma oggi io sono venuto a conoscere, per me e per gli amici a casa, Renzo Marchesan. La persona di Renzo, cioè l'altra parte della medaglia. Da una parte Renzo Biondi, l'artista che conosciamo, cioè, ma quando si spengono le luci e scende al palco, Renzo Marchesan è questo qua. Allora, sai da chi ho sentito dire queste parole qua? Dimmi. Tu sai che a giorni uscirà Maria Maria La Callas, giusto? Non l'hai mai vista? La conosco. Non so se la conosci. E lei disse appunto questo. Disse questo? Tu, Maria era lei, però poi viveva come La Callas. Io faccio così, sono Renzo, e poi per la maggior parte della mia vita devo vivere come Biondi. Però quella parte di Renzo è molto molto bella. Allora, la parte di Biondi è una parte che ogni artista deve avere. Si recita un po'. Bisogna. Si diventa personaggio, però a me piace oggi conoscere il Renzo quando è a casa.
quando non c'è il telefono degli impresari che suona, i ragazzi dell'orchestra che chiedono a che ora facciamo le prove, a che ora partiamo, eccetera, lasciamo stare tutto. Da questo momento non parliamo più di Renzo. Basta, Bianco. Via. Allora, chi meglio di te poteva farla l'intervista a me, che ci sentiamo spesso. Allora, Renzo, una domanda subito. Sì. Quanti anni avevi quando ti sei, diciamo, affacciato a quella che è la musica? Perché tu l'hai amata fin da giovanissimo. Sì. Dopo racconterai un po' di te, del conservatorio, di tutte queste cose. Certo, certo. Ma quanti anni avevi e hai capito che ti piaceva sentir cantare o ti piaceva una canzone, eccetera? Piccolino? Guarda, io ho sempre amato il mondo dello spettacolo, esatto. Diciamo, a 360 gradi, io ho sempre, già guardando la TV, mi affascinava molto il mondo dello spettacolo, infatti già quando ero con i miei fratelli, tu sai che io ho due fratelli che saluto, più piccoli, uno che si chiama Stefano. Perfetto. E uno che si chiama Francesca, che magari poi nella seconda parte può essere anche che conosciamo Francesca, certo. E Stefano, no, perché è al lavoro. E con loro già, io mi ricordo che già in camera, e così cantavo, recitavo delle parti e loro con la pila proprio, no, fosse lo spot pure. Sì, e nella mia cameretta le luci che c'erano erano una rossa, una blu e una bianca, e io costringevo mia sorella, che era quella più piccolina, ad accendere e spegnere l'interruttore. Dai. Per cambiare le luci, e facevamo queste cose qua. Quindi quando ci penso dico, evidentemente era una cosa già che volevo fare. Ce l'avevi già nel DNA l'esibirmi, esatto, quello di essere quello di essere il protagonista, che non ho mai nascosto, è una mia malattia, tra virgolette. Ma non è una, ma no, ma allora ascolta, se tu desideri essere protagonista e sai fare il protagonista, io ci provo, tutto diciamo. Quadra, perché sai, si può essere anche protagonisti di brutte figure, no? No, ma quelle le facciamo tutti nella vita, bene o male. Però Renzo, so che sei molto accorto nel tuo cammino musicale, io ti conosco da tanti anni e so quello che hai fatto per arrivare, però adesso lasciamo stare. Allora, eri in questa cameretta con Francesca e l'altro fratello, Stefano. E facevi queste cose. Sì. Cosa ascoltavi in quel momento? Guarda, io dopo ti ho preparato anche una delle cosucce che mi voglio fa farti piacere, vedere, perché bravo, le, mi fa le ho con me fin da quando ero piccolo, anche per quanto riguarda le mie scelte musicali. Esatto, questo mi interessa. Esatto. Io a 12 anni ho cominciato con la banda, io mi ricordo che un giorno così con la scuola facevamo un giro nel corso del mio paese di Chioggia e passava la banda. Io rimasi impressionato dalla banda musicale. Bellissimo, il giorno sì. dopo costrinsi mia mamma a portarmi nella banda musicale e scelsi io lo strumento, scelsi il clarinetto. Esatto. Ma c'è una motivazione, vai. Se te la dico ti fa sorridere. Ma devi perché dirlo. Il clarinetto è in prima fila. È già qua, è già qui. È già qua, capiamo qualcosa di Renzo. Infatti io quando poi studiai, entro un anno neanche, cominciai a fare la mia prima uscita in una processione religiosa, perché poi le bande a quegli anni lì, che non sono tantissimi anni fa, però quelle lì gran parte suonavano le processioni religiose, ce n'erano tante. E mi ricordo che la mia più grande delusione era quella che io ero terzo clarinetto, quindi in terza fila. Però questo mi è servito a, che è stata un'offesa del maestro nei miei confronti, però mi è servito tantissimo, perché questo mi ha spinto a studiare proprio tanto, finché poi sono arrivato a diventare il primo clarinetto della banda. E allora? Davanti. Ma non era perché eri già alto e nascondevi quelli no, dietro? No, il mio blocco era quello, perché non volevano mettermi davanti perché ero alto. Ma scusa, ma non è mica una colpa quello di essere no, alto. Ma però nascondevi. Ma chi se ne frega? Cioè, potevano essere alte anche quelle dietro. Okay, insomma. Insomma, ho lottato per fare, ci sono riuscito. E poi, bellissimo, dall'ambito musicale della banda, poi ho fatto, nessuno lo sa, te lo dico a te per la prima volta, vediamo se mia mamma è riuscita nessuno, a trovarmi anche delle foto che ha detto che magari prometteva che le portava. E ho fatto lo sbandieratore, quindi con belle pantaloncini no, stretti, quelli che buttavano. Bravi, io ero proprio insegnante. Ma scherzi? Sono l'insegnante di quello. Io proprio. Allora, io sfido qualsiasi persona a casa che. Non ce l'ho, ma sapevo, te la facevo vedere in giardino. Esatto. Ma addirittura eri quelli che. Ma sì, ma io poi so adoperare anche il twirling, sai quello che fa sì. girare. Io so adoperare anche quello, perché ho fatto dei corsi proprio anche di quelle cose lì. Sapevo che avrei scoperto un sacco di cose. Volevo anche portarlo in qualche spettacolo, poi detto no, che magari non mi cade. Che sono tanti anni e va addosso qualcuno. Ma cos'è quello lì che dopo quello che giri è davanti e con le maggiorette quella dietro? È la mazza. Ah, allora spiegati. E serve il maestro per dare il tempo oh, e per dirigere i movimenti del gruppo okay. folcloristico, che possono essere maggiorette oppure sì, sì. Sbandieratori, che erano in abbinata. Invece tu da adoperi ero sbandieratore, perché sì. poi mia moglie era la capitana delle maggiorette. È nato lì l'amore? È nato prima
Dopo ne parliamo, altrimenti sbanderiamo subito tutto. Allora, volevo chiederti, sì, cosa ascoltavi? Non so, tu sei molto più giovane di me, non so se c'erano i jukebox o c'era già la radio che andava a mille c'erano all'ora. C'erano le cassette. Bene, esatto. Qual era il tuo tuo genere musicale intanto, ma una canzone che ti è rimasta io vorrei impressa. Fartelo vedere, posso riesci magari, a dire una parola finché lo prendo, magari, lo prendo subito. Magari allora, guarda, possiamo anche... puoi anche seguirmi, esatto, guarda, io ho preparato due o tre cosucce. Bravo. Che me le porto già lì vicino, che così poi ha preparato due o tre cosucce. Allora, ecco. Per quanto riguarda la parte musicale, questo sì, è proprio, ti sai che ti parlavo di cassette? Bravo. Queste sono proprio cassette, no? Ah, e quindi, signori. Eccole qui. E qui abbiamo Mina contro Battisti, che tu ti ricorderai bene. Questo io è il la CD ricordo, ce l'ho più bello di tutta la mia vita. E mi ricordo, questo me l'ha regalato mio papà, che saluto e quello voglio un grande bene. Caro, sì, lo salutiamo. Ecco qua. Me l'ha regalato lui e appunto c'erano queste cassette, dimmi che adesso non saprei neanche dove inserirle perché non hanno più il coso. Infatti dovrò cercare se ci sono delle versioni poi CD, ma penso sicuramente di sì. No, c'è, dopo te ti spiego. Io penso che una Mina che canta Battisti sia l'apoteosi della musica. Hanno fatto anche una trasmissione televisiva in bianco e nero con loro due. Anzi, sai cosa ti dico? Adesso te ne faccio vedere un pezzettino. Ma dai. In onore tuo, va bene? Più che volentieri. Eccole qua. Come ti vorrei, ma c'è una cosa che non scopo, e c'è una cosa che non scopo, che non scopo. Battisti, Mina, mitici. C'è Renzo, poco da dire, non c'è confronto, non abbiamo confronto a livello mondiale, no, secondo me. Ma soprattutto anche le canzoni che ci sono qua, sì, ognuna è stata veramente la colonna sonora di tanti di noi e ancora oggi quando le senti brividi. Esatto, brividi. Da una parte della nostra vita perché abbiamo ascoltate in 500.000 maniere, in 500.000 versioni. Oggi invece, chi può darti emozione come cantante, come testi, perché oggi ci sono quelli bravi, ci sono, sì, quelli bravi. Ce ne sono molti. Io ho detto ci sono quelli bravi, per non dire ci sono anche quelli che durano le meteore, no? Però i famosi talent show che ormai vediamo nelle TV, che servono solo dal punto di vista economico, dell'organizzazione, quelle cose lì, le pubblicità, e qualcuno ne scappa fuori anche di bravino, sì, però sì, poi quelli sì, che durano tanti anni sono pochini, sono possiamo pochi. Contarli su una mano, possiamo veramente contarli su una mano. E io mi differenzio, come hai detto tu, io ascolto molto i testi. Bravo. Sono molti testi, infatti capirai la scelta di quali sono i miei cantanti preferiti, che sono più giovani, meno giovani, ma distingo anche quello che è il genere maschile da quello femminile a seconda delle emozioni che mi danno. Non ho un cantante preferito assoluto, ma stimo tantissimo dei cantanti per i quali poi mi sono talmente affezionato che mi sono messo anche a leggere la parte della loro vita. Mostriamo anche i libri che qua non ho quelli perché l'ho prestato a mia mamma, quello di Renato Zero. Eccolo là. Esatto, però di questi qua non ne ho uno, ne ha fatti tre, glielo ho tutti tre, e quindi Tiziano Ferro, che mi piace tantissimo per la vocalità, per la personalità, e ti ho portato giù dal mio studio questo qua perché ha una frase molto bella che è anche il titolo di una sua canzone, che è l'amore è una cosa semplice, che alquanto se ne dica o se ne veda, io nella d'accordo tu? Diciamo sì. Diciamo che poi nella vita sono anche abbastanza semplice, come vedi, maglietta, pantaloni. No, ma devi essere così, oggi sei insomma esatto, quindi se venivo qua che avevi la giacca, lustrini e magari due fari puntati, io sopra quelli, niente, non le voglio vedere, lo sopra o li dimentico nelle sale da ballo come sempre. Ogni modo, questo uno l'ho letto anch'io, ecco, dopo durante l'intervista parleremo anche d'amore, perché la frase mi piace molto, però se potremmo veramente arricchirla di tante emozioni, tante cose, e certo, di tante storie, certo, perché ognuno di noi l'amore l'ha vissuto, lo vive, e io credo che l'amore sia uno solo. Dopo, sai, ha un sacco di risvolti. Esatto, diversi, esatto, particolari, esatto. Perciò, poi io, sì, tantissimo, questo per la sua maniera di essere sempre Michael, particolare, diverso, questo è un grande che amano tantissimi, oltre che per la sua vocalità, per la sua personalità, per gli spettacli che creava, questo che creava, che crea ancora, perché insomma sono ancora attualissimi, se noi guardiamo un suo concerto è ancora attualissimo, non niente a che invidiare ai concerti di Lady Gaga, di Madonna e di quelli lì che fanno adesso, insomma con effetti particolari. Se penso che Michael ha venduto solamente di un LP a quel tempo là 100 milioni di copie,
thriller. Esatto. Mi viene freddo. Eccolo qua. È un grande, grande artista. Questi personaggi però ti hanno veramente affascinato anche per quella che dopo è diventata la tua professione. Ce n'è uno in particolar modo che mi ha affascinato ancora di più fin da quando ero piccolino, per la sua personalità, per il coraggio che ha avuto negli anni 70. Io sono nato negli anni 70. Sì, esattamente. Vicino agli anni 80, più sì, di più anni diciamo 80. 79, dai. Più anni 80 che 70, no, diciamo, no? Abbiamo detto che non parliamo di queste cose, via. Che è appunto Renato Zero. Perché Renato Zero non scrive, recita, bravo. Scrive di quelle cose impressionanti e soprattutto le interpreta col corpo anche, sia nel suo spettacolo, cioè lui può fare uno spettacolo con un vestito, lui che canta senza avere nulla di coreografia. Dopo ne parleremo, una domanda riferita anche a Renato. Stai vivendo i migliori anni della tua vita? Sono proprio questi. Dopo ne parleremo. La nostra vita, stringimi forte, che nessuna notte è infinita. I migliori anni. Lo sai che la conosco io? La conosci, segretario. Ciao, Fla. Che sorpresa. Ciao, Francesco. Cari, andate pure in ufficio. Sono appena tornati da una puntata di Videoclick, vista in diretta e devo fare i complimenti a Francesco. Quando lo vedi, falli tu per me, va bene? Adesso lascio andare a lavorare che c'è da fare un sacco di cose. Allora, falli andare su. Lavorare? E non male che ci sono, perché tu sai che poi nel nostro lavoro ci siamo noi, come sei anche tu, il volto, ma anche tu so che è una grande segretaria che lavorava gratis per te, tua moglie, quale mando un grande bacio. Bravo, se ti sente. La segretaria non pagata, no, la famosa segretaria non pagata, è sempre quella. Avrebbe detto, perché era so. Vabbè, allora, caro Renzo, abbiamo parlato un po' Mina, Battisti, eccetera, ma c'è stata una canzone che è stata per un periodo la colonna sonora del tuo essere musicista, cioè parliamo degli anni 80, perché tu sei di quegli anni là, eccetera. No, una canzone in particolare, sai, ce n'è sempre una che adesso non è difficile, mi sovviene, adesso. Sì. Non c'è niente di preparato, Io ho mandato le domande ancora 6 mesi fa, ma ha perso. No, ce l'ho, l'ho letta, però è il discorso della canzone preferita. Ce ne sono tante, perché in ogni momento della nostra vita c'è, come tu hai detto adesso ci sono i migliori anni della nostra vita. Primo, poi tu hai amato Cercami, va bene? Cercami ha fatto parte da tantissimi anni, penso 13-14 anni del repertorio. Cercami come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami. La missione durerà 3-4 ore dopo. Una settimana. Ok. Una settimana abbiamo preso proprio veramente, ho chiesto a Patrizia di lasciarci gli studi. No, comunque mi fa piacere, scusami che tu sei venuto qua, perché avevo visto che mi stava anticipando una mia amica, collega di cui ti ho parlato prima, che è la Callas, stava uscendo con un documentario sulla sua vita e nessuno l'aveva fatto ancora a me. Siamo arrivati prima. Ma che ci hai pensato tu? Siamo che arrivati qua. Prima. Renzo, ti piace il cinema? Allora, a me il cinema piace tantissimo, ma qui, su questo divano, ma qui dai, mi metto così, mi stendo. Scegli il film e dopo dormi. No, 3 minuti lo guardo il film, poi dormo. Io non riesco ad andare al cinema perché il poltrone del cinema le fanno troppo comode. Hai ragione. E io mi addormento. Allora, signori, mancano solo i popcorn e poi Renzo, anche in questo momento qua, la telecamera potrebbe prendere sonno. Esatto. Però io ti ho fatto questa domanda perché, conoscendo la persona, ti sarebbe piaciuto essere stato un attore di cinema? Ah, io penso che la mia vita è tutta da attore, secondo me. Per quello te l'ho chiesto. Io ti ho sempre detto che attore, però mi piacerebbe non attore di teatro, attore di TV, perché io amo tantissimo la TV, come so che ami anche tu. Tanto. E penso che un giorno, tra tantissimissimi anni, quando avrò una certa età, ma devono passare ancora tanti anni, che io non ci sarò più. No, tu farai da regista, perché so che ti piace fare il regista, no? Sì, molto. Io farò TV. Quello io si può fare anche su una sedia a rotelle, giusto? Il regista. Certo. Ma anche per dirti, anche le televendite mi piace. Signori miei, la vita è una cosa meravigliosa! E allora divertiamoci!
D'accordo? Rimango delle ore a guardare le televendite perché mi affascina proprio il mondo della TV, mi piace star lì. Poi mi rovino un po' perché guardo le inquadrature, quelle cose, dico ma cosa sta inquadrando, sono fatto così, mi piace queste cose qua, proprio la TV l'adoro. Però io non vedo proprio Renzo fare le televendite magari con materassi o se no, però una trasmissione... spremute, le macchinette che fanno le spremute, no. Però una trasmissione tipo quella della Balivo oppure quella sì. Ma facciamo così anche sì. Una cosa più piccola, quella della D'Urso. La D'Urso, l'ho sentita nominare ancora, non so, ma non fa non qualche non trasmissione? Ma la faceva, adesso, non so, magari la chiudono anche. Renzo, allora abbiamo già capito che se anche ti chiedessi che film ti è stato impresso, tu mi diresti E.T. Bravissimo, E.T.? Anche a me. E.T. casa telefono. Telefono casa. Vedete, lo spirito non manca, è importante, certo. Quello Renzo, perché problemi quando si va fuori in strada ne abbiamo tutti, no? Ah, scusa un attimo. Sì. Segretaria, due caffè per favore, grazie. Ne abbiamo parlato prima. Scusa, io avevo due caffè. Ne abbiamo parlato prima, se ami qualche sport. Ah, io guarda, io lo sport, attenzione, amo che lo facciano gli altri. Lui ama che lo facciano gli altri, no. Ammiri chi lo fa. Sì, ma penso si veda. No, ma Renzo... Palestra no, e... Tu, ma guarda, adesso non lo so, ma fino a 2 anni fa ci sentivamo, Checco, ti chiamo dopo la palestra. Vero. Allora, ho visto Francesco che continua ed è al top. Che no, lui anche mi suona alla porta e mi dice vieni in palestra e io dico tanto vai che adesso arrivo e dopo... Allora signori, questa la dico perché l'ultima volta che Renzo ha fatto panca in palestra... E sono andato a fare un selfie, l'ho messo su Facebook e poi sono venuto via. Difatti, ha fatto panca, l'hanno svegliato dopo 3 ore perché aveva preso sonno, questa è quasi a tua. Allora, non ti interessa il calcio? Calcio non mi interessa, io sono amante del ballo, se mi piace tantissimo il ballo, io purtroppo non capisco perché la TV non ha ancora, a parte Ballando con le Stelle, però i campionati, quelli veri, i ballerini, quelli veri, non capisco perché non vengono trasmessi, io mi riguardo in streaming o su YouTube anche di notte, mi piace tantissimo. Ti piace il ballo? Sì, sì. Perfetto. Sì, sì, sì. Invece ti chiedo se ami la cucina. E sempre come prima, se cucinano gli altri, mi piace mangiare, ma cucinare è proprio zero. Okay. Infatti casa mia, come hai visto, c'è il piano induzione che se muovo. Tu fossi a casa da solo e hai fame, non andrai avanti a popcorn, vero? Facile, allora vendono delle buste di insalata che prelavata, che costa anche pochino, la giri in una terrina, giusto? Poi apri una bella scatoletta o di tonno o di carne simmental, volendola poi apri un'altra scatoletta di mais, ci metti un po' d'olio d'oliva, che deve essere pronto, un po' di sale e pepe. Allora, due cose. Se ti sei venuto qua per fare una carbonara, è meglio che ti torni a Portoghiero. Carbonara, te che fai ai tuoi amici. Visto? Signori, questo è il cibo preferito da Renzo Marchesan. Certo. E non chiedo neanche se io mi fermassi qua stasera assieme al nostro regista. Ah no, un'altra busta di serata. Ah, ce n'è un'altra? Sì, sì, sì. Allora, anche stasera rifacciamo la stessa giorni, ricetta. Giorno, certo. Perfetto. Molto bene. Torniamo. Pesce, cioè col tonno a mezzogiorno. Carne, qua carne in scatola... Basta, basta, perché veramente mi hai deluso. Io speravo tu avessi il lobby... Che carino, guarda. Signori, sapevo anche che lo bevevamo amaro. Grazie. No, tu lo berrai amaro, io no. No, hai messo il zucchero. Sì. Ah, perfetto, hai messo il zucchero. Grazie. Perfetto. Alla vostra. Agli amici. E adesso arriviamo alle cose serie. Tiriamolo qua che lo assaporiamo un po' alla volta. Grazie, grazie Francesco. Adesso una cosa seria, Questa è una cosa importante a cui tengo. La persona o le persone più importanti della tua vita? Ah, beh, allora la persona importante della mia vita penso che sia una cosa scontata. Sì, penso che. Ma dillo tu. Il fatto di essere un papà è una cosa importantissima. Allora, Rino, io avrei piacere con la telecamera anche perché adesso il bimbo è ormai è un bello metodo di quanti anni? Ormai ne fa 15 ottobre. Ci dai il permesso di riprenderlo? Sì, perché allora, noi lo vediamo in qualche serata tua con delle belle foto. Pochissime, perché ha poco tempo. Certo, cioè, però quando tu vai a trovarlo vediamo dei post molto molto teneri. Mi fa piacere. Sì. Ormai una foto la facciamo. Ma certo, ma questo qui poi sono quelle. Questo qua devi sapere che
che mi è stato regalato da Nicolò quando era piccolino ancora. E ah, lui? Il mio figlio. Sì, sì, sì. Lui e sua mamma mi hanno fatto questo un pensiero con delle frasi un po' anche strappalacrime, che sono molto belle. Ma quelle non le leggiamo. No, no, no. Vabbè, ma si vedono comunque, non è... Partivano proprio dalla sua... Nicolò. C'è Nicolò ancora, della sua ecografia, come si faceva quella volta lì. E qui è proprio appena nato. Guarda che sta anche facendo la pipì. Ecco, questa qua non vorrebbe che la mostrassi, ma inquadra bene, così si arrabbia. Ecco, la dopo esatto. Vede la trasmissione e dice papà, sì, 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 eccolo sì, qua, poi, è già, esatto. Già cresciutello. Sì, qua era proprio i primi giorni, era proprio caro, piccolino, vedi. Questo è Nicolò, questo esatto. È l'amore della tua vita. Beh, diciamo che per ogni papà, ecco qua lo vediamo già a 4 anni per esempio. Adesso Nicolò è diventato bello, sì. Bello enorme perché... Enorme, è bello quasi alto come me, sì, no, sì, sì. Enorme. No, è anche enorme, io lo dico sempre. Sì. Perché tu devi sapere che Nicolò ha la mia taglia. Dai. Sì, Nicolò. Ma ne hai una, vediamo, recente. Adesso, no. Dopo no, la troviamo, troviamo nel... Eccolo qua. Se mi assomiglia, come sempre, è vedete il biondo? Il biondo di Nicolò, così. Eccolo qua. Però adesso è... Caro. È moretto, esatto. Allora, ti dicevo che, riallacciandomi a Nicolò, abbiamo parlato prima del tuo amore, cioè della mamma, che l'hai conosciuta prima di fare lo sbandieratore? Sì, l'ho conosciuta nel coro, allora praticamente, anche se non si direbbe dalla mia pettinatura, io dirigevo il coro della chiesa, quindi quante cose non lo sapevi. No, dirigevo. Ma secondo te perché sono venuto qua oggi? Ah, dopo ti ho mostrato la foto, che la foto del matrimonio, perché dovevo mostrarti il vestito che avevo, che ero bellissimo. Dopo se vuoi guardare anche la sposa, guardala, però intanto se vuoi guardare, devi guardare allora, sempre me. Eri nel coro. Dicevamo, il coro. Allora, l'ho conosciuta perché appunto dirigevo il coro della chiesa dei Salesiani, il coro Don Bosco e di Chioggia, naturalmente. Saluto anche tutte le persone che mi conoscono di quel coro. E quindi io mi facevo tutte le messe la domenica, nonostante andassi anche già a suonare. No, quel periodo non suonavo ancora, perché il coro io ho cominciato a dirigere a 16 anni. Però? Sì, perché io ho fatto subito il diploma di triosolfeggio immediatamente quando mi iscrissi al conservatorio di liceo musicale, che sono le scuole che ho fatto, ho sempre studiato musica nella mia vita, e quindi potevo fare l'insegnante a quegli anni, ora non più perché ci vuole l'università. Bravo. E quindi insegnavo in questo coro che, ti dico, che io a 16 anni ero come ero adesso, cioè come era mio figlio, cioè sembra più grande. Tu sei nato alto. Sono diciamo, nato altissimo, sempre 1,90. Esatto. Allora vi siete conosciuti là, è nato. Lei dirigeva e c'era questa cosa piccola che si spostava da una parte all'altra mentre io dirigevo questa il coro, cosa no? Sì, perché lei aveva io mi ricorderò sempre, aveva andava di moda le pellicette sì, corte fatte sì, a Pinocchio, sì, così sì, col collo sì. A Pinocchio con botton solo qua, che non sì. Si potevano vedere. Aveva una testa dell'edrice, sembrava Marcella Bella, e sta roba, sto cespuglio che girava di qua e di là, giusto? E a un certo punto ho detto, scusi signorina, se per cortesia può uscire, dobbiamo fare le prove, e questa qui, e lei invece si spostava perché doveva vedermi bene. Che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più. Mi piace, ne parli con tenerezza, sì, 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 è una bella cosa. Un rapporto meraviglioso ancora. Anche ma lo credo che sia giusto anche perché avete passato un bel po' di... Ma io penso che è delle persone mature, sai, quelle che pensano comunque al futuro dei propri figli, bisognerebbe sempre andare d'accordo, poi la vita ci separa per tante scelte, ma ti ripeto, noi siamo rimasti sempre molto uniti perché abbiamo uno scopo principale che è quello di nostro figlio. Di Nicolò. È normale. Cosa saresti disposto a fare per loro? Ah, guarda, io penso che... Non dico qualunque padre, perché tante volte vedo di quelle cose che mi metterebbero male nei capelli, bravo. Ma non le metto perché mi spettino, però sarebbe da fare. Mi spettino, sì. Perché parlo di cose serie, poi devo mettere sempre la battuta. No, questa è una cosa seria, perché no, ma per a carità. Volte sento di quegli episodi che dico, non so, mi viene freddo, dico, non so come si fa a rivolgersi a una moglie oppure a un figlio con cui si è creato una parte della propria vita in una determinata maniera. Io penso che per mio figlio sto facendo e farò sicuramente di tutto finché di tutto. Se lo merita, però, te lo dico sempre anche lui, finché se lo merita. Adesso perché momento in cui, il papà. Esatto, nel momento in cui non se lo merita e tradisce le aspettative dei genitori, questo non va bene, perché se le tradisce per un discorso di pigrizia è un discorso, sai anche tu com'è che hai dei figli, e anche se sembri un bambino tu, ma questo non c'è nel copione. Non c'era, no. Allora lo imparate a memoria male. E se è per pigrizia, se poi è perché uno fa delle scelte sbagliate che si possono correggere, aiuto.
aiutiamo noi i nostri figli a correggere, naturalmente, questo lo sa anche lui, insomma. In modo, Lorenzo, io si so... Si sta bruciando il gruppo. Ecco, bravo. Io so che mi hai confidato che tutti i tuoi momenti liberi li dedichi a lui nella maniera più bella possibile, sì, perché passate anche delle belle giornate assieme, sì, questo è importante. Sì, sì. Poi anche tu importante. Sai che noi abbiamo Chioggia Sottomarina, che è sempre splendida. Sì. Una bella passeggiata in riva al mare, si fa d'estate, si fa d'inverno, Chioggia è stupenda. Poi tu sai che noi a Chioggia cos'è che facciamo? Non abbiamo neanche la macchina del caffè a casa, perché noi dobbiamo uscire a bere il caffè a Chioggia. A Chioggia la tradizione è uscire a fare colazione, non è che dopo, e uscire a bere il caffè. Dopo ci porti anche noi magari a Chioggia, se dici voglia. Che andiamo? Dopo ti porto, dai. Devo ascolta. Presentarti anche le persone. Adesso ti domando una cosa, andiamo un po' sul, non dico sul triste, ma sul sì. personale. Ci sono stati momenti bui o tristi nella tua vita? Ah, Renzo? Beh, sicuramente perché sì. Io li conosco, però se vuoi parlarne, magari quelli più leggeri, perché ci sono sempre cose che avviliscono, però ci sono stati dei momenti, io li ho vissuti anche con te. Sì, alcuni sì. Allora, io ho avuto con grande... praticamente sono stati tutti i passaggi artistici miei. Uno dei primi passaggi è stato quando ho lasciato l'orchestra dell'Italia del Mare perché ho aperto un'attività, ho aperto un bar, poi ho cominciato a gestirne anche un altro, quindi insomma è stata una parte che però è stata fondamentale nella mia vita, perché mi ha aiutato a crescere, mi ha permesso di comprare una casa, mi ha permesso intanto, di fare tante cose, esatto. Perché purtroppo a quegli anni lì non si poteva vivere di musica. Con Rita, poi Rita del Mare, che è la mia mamma artistica, le mando un grande bacio, che mi ha insegnato tanto e le devo tanto veramente, e non si poteva vivere solo di questo lavoro, perché si lavorava tanto l'estate, ma l'inverno certo, molto meno, quindi certo. bisognava costruirsi un futuro. Bravo. E io lì ero giovane, insomma, ero rimasto con Rita per 9 anni, 9 stagioni estive, e quindi insomma non poco. E lì poi mi sono un po' spento, perché poi mi ero accorto che il bar non era la mia situazione ideale, perché la mia situazione era quella di fare comunque sempre l'artista, hai capito? Quindi poi ho cominciato subito, così, per ingannare i tempi con Renzo e Ritmo, le cose certo. poi andavano bene, di comune accordo con quella che era quella volta mia moglie, cioè sempre quella, una ne ho avuta, sì, male. Sì. E ho deciso poi di intraprendere la carriera con i Mirage e di farlo poi, cercare a provare insieme a Raffaele Massimo a far crescere questa orchestra, siamo riusciti a farlo per lavoro. Certo. E quindi tutti lì all'interno dell'orchestra abbiamo cominciato a farlo per lavoro. Uno dei momenti più brutti è stato quando i Mirage hanno chiuso. Me lo ricordo. Nel cuore ancora tutta la formazione, qualcosa c'è ancora all'interno dell'orchestra, perché tengo naturalmente dentro di me. Poi cosa vuoi, i tempi cambiano, bisogna comunque cambiare sempre. Certo. Quindi poi c'è Biondi, che ormai ha 5 anni. Io mi ricordo solamente una cosa e poi cambiamo domanda. Sì. Nel momento in cui hai fatto da zero l'orchestra attuale, non voglio dimenticare anche Francesco, che è stato importante. Sì, è stata parte ecco. fondamentale dell'orchestra. Noi ci siamo visti e mi ricordo queste parole qua. Tu eri a casa mia e hai detto: speriamo che in questi mesi che sto lontano dal pubblico non mi dimentichino. Ti ricordi? Sì. Invece quando sei arrivato ti aspettavano. Mi aspettavano, ed è stato lì che mi sono accorto non di essere qualcuno, ma di valere qualcosa per qualcuno, perché mi sono reso conto che in tutti questi anni non mi ero reso conto che di quello che la gente recepiva dal mio non solo cantare, perché ho passato 10 anni solo suonando, certo. però evidentemente la gente aveva percepito qualcosa in me che io non mi ero accorto, perché io non davo peso a questa cosa qui. Me ne sono accorto proprio dai primi giorni che ho cominciato con Biondi, e ancora adesso mi rendo conto, per quanto poco facciamo noi cantanti, di essere circondati da un affetto che forse neanche ci meritiamo, perché è ingiustificato a volte, perché con una canzone riusciamo evidentemente a trasmettere nel cuore di determinate persone un affetto grande che tutti i giorni ci dimostrano. Però Renzo, ti dico una cosa, non hanno dimenticato la persona prima che il cantante, secondo me. Guarda, io penso che allora, come si parlava prima, noi siamo a volte costretti anche ad atteggiare in una determinata certo, maniera certo. sul palco, però penso che poi in questo momento storico, come direbbe qualcuno, in questo momento storico la gente ama conoscere l'artista giù del palco, fino ad aspettarci per la pausa o anche per il fine serata, ed è giusto che gli artisti si dedichino e capiscano appunto che è importante, che la gente vuole appunto conoscerci di persona, che è una cosa bella, non perché siamo qualcuno, ma perché siamo parte di loro e hanno bisogno anche di confidarsi su delle cose. Poi adesso c'è Facebook, sono quelle cose che fanno ancora prima, non serve proprio arrivare di persona, ma li conosciamo già prima che arrivino a conoscerci. Ecco. Quindi è una cosa molto molto bella. Vedi che oggi è importante quello che stai dicendo, perché non hai tutto questo tempo da dedicare
a loro a fine serata ad raccontare certe cose. Così oggi abbiamo proprio l'occasione di far conoscere Renzo al di fuori di quello che è il palco. Adesso ti faccio una domanda, sta attento bene. Perché aspetta, te l'ho firmata che puoi farla sul copione. Questa qua te la faccio e voglio vedere cosa mi rispondi, perché io credo molto in questa domanda qua. Credi nell'amicizia disinteressata di qualcuno che ti vuole bene perché vali come persona e non come artista? Allora, io faccio fatica a fidarmi delle persone e credo pochissimo nell'amicizia. Perché no. Io penso che le persone amiche vere ci sono veramente poche, ma forse perché penso forse che l'amicizia è un valore che lo metto allo stesso piano dell'amore, capisci? Quindi solo che ha un termine ancora più breve dell'amore, secondo me, perché è, appunto, perché giocano sempre gli interessi. Ma allora l'amicizia non è una cosa semplice. L'amore sì, tra virgolette. L'amicizia è molto molto complicata, e soprattutto fa parte di determinati stadi della nostra vita. Allora Renzo, se tu mi dai questa risposta qua, vuol dire che hai conosciuto delle persone che... Sono stato ferito molto. Basta. Sono stato ferito tutto molto da amici che pensavo fossero amici, quasi fratelli, che poi invece ho dimostrato avere solo un interesse che poi non era solo nella persona di Renzo, ma che era poi un interesse magari o economico o artistico. Bravo, è quello che abbiamo detto. Hai più amici? Però quelle persone vanno eliminate, eh. Quando le hai già eliminate? Sì, perché non, quelli le devi dimenticare, capito? Stop, ecco. Volevo chiedere se hai più amici o amiche. Da quello che vedo io... Ma io penso... Sì, un po' di tutto. Quello che a me piace circondarmi è appunto le persone positive. Guarda che ti ho detto amici e amiche, visto che hai parlato dell'amicizia in una maniera un po'... Attento, non sta a dirmi... No, ma ti ripeto... Mille. No, ma poi c'è una persona, quando dico questa cosa qui dell'amicizia, che prima abbiamo visto entrare, si arrabbia tantissimo, che è la Flaviana. Sì, non facciamo nomi perché sei per la privacy. Che lei si arrabbia tantissimo, perché lei la conosco da tantissimi anni, mi ha aiutato in tantissimi stadi brutti e belli della mia vita. Diciamo che è una delle persone che se dovessi mancare domani, non si può toccare niente. Lei potrebbe scrivere veramente una storia di questi anni. Ti ha seguito tantissimo, soprattutto tantissimo. Artistico. E ho perso il filo del discorso, puoi passare alla prossima domanda. No, vabbè, passiamo alla prossima. Abbiamo parlato dell'amicizia, se avevi più amici o amiche, però se guardiamo diciamo... ti restano attaccati quelli là come la Flaviana, come quelli Francesco, veri. Quelli che dimostrano con i fatti, perché con le chiacchiere siamo bravi tutti. Sì. Okay? Io penso che l'amico vero sia quello che, soprattutto quando poi litighi anche in maniera pesantemente, bisogna litigare, bisogna litigare. La motivazione che c'è dietro. Io lo perderò. Litigheremo, sì. Lo sa lui perché è pure il mio miglior amico. Io sono una persona, anche se non sembra uno molto così, sono una persona molto 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 precisa e molto molto testardo. Sai chiedere scusa? Ma io sì. Però mi piacerebbe che anche gli altri sapessero farlo. Mi piace. Io l'ho fatto tante volte, ma invece ci sono altre persone che non sono ancora riuscite a farlo. Niente. No. Duri nel loro intento di rompere le scatole, perché non serve a niente. Esatto. Cambiamo tutto l'argomento. Vacanze per quel poco che puoi fare in un anno. Allora io... Preferisci mare o montagna? Nessuno dei due. Bellissimo. Io adoro andare nei centri benessere, quindi io se ho una settimana, mi chiudo una settimana in accappatoio e mi piace andare nei centri benessere fuori Italia, perché non voglio essere visto, così non mi conoscono, e vado nei centri benessere. Io adoro le saune, adoro il bagno turco, adoro i massaggi, adoro le piscine riscaldate. È la tua maniera di far vacanza anche con il cervello, perché stai lì, eccetera. Allora Renzo, parliamo di vacanze. La vacanza che sogni e non hai ancora potuto fare. Che sogno non ho mai potuto fare? Un viaggio. Ah sì, beh, mi piacerebbe andare molto lontano, andare in Australia o andare in America a vedere queste realtà che secondo me devono essere favolose. Ecco, questa è una bellissima cosa. Allora, quando farai questa vacanza, chi porterai con te? Allora, guarda, io spero di portare persone che amo, quelle che a cui voglio bene, quelli che sono in più stretto contatto con me, insomma. Esatto. Può essere mio figlio, può essere le persone a cui voglio bene. Perfetto, cioè non da solo. No. Io ti piacerebbe proprio la compagnia. Paura. Io sono una persona che neanche nelle saune vado da solo, perché io sono uno pauroso, non so organizzarmi.
Quindi io sicuramente non saprei dove andare a comprare un biglietto. Non saprei, io, credimi, io ho bisogno, io la vacanza la faccio, ma ho bisogno di un tour operator personale che mi prenda il biglietto e mi dica devi salire là, devi fare. Io ho paura, sono, vivo nel terrore, io poi ho paura delle cose che non conosco, capisci? Sono uno molto timoroso. Mi fa piacere di sentire questa cosa qua. Allora, ti faccio questa domanda qua. Come trascorri il tuo pochissimo tempo libero? Oggi, per esempio, l'hai dedicato a me, alla trasmissione a tu per tu, ma in questo angolo di casa che mi sono creato, così, che è questo divano, ti rilassi così? Io mi rilasso così, con la mia copertina che adesso ho spostato perché fare sedere te, ma casomai così, ma qua, steso, col mio telefono. Copertina di Linus, come se si aveva da bambini. Che... No, è di Pelus. Non di Linus, ma di Pelus. Guarda, ti faccio ancora un paio di domande, dopo se vuoi possiamo anche cambiare location. Quello che vuoi. Mi hai fatto una promessa, lo diremo anche a loro. Certo. Ti chiedo, questa sinceramente credo di capire già la risposta, ti sei mai sentito solo? Sì, ma capita anche adesso, succede, perché anche se siamo circondati da tante persone, esatto, anzi forse proprio per questo, perché tu arrivi a casa magari in palo di serate estive, in una serata in cui ci sono migliaia di persone, e magari torni a casa poi e ti trovi, ti senti ancora più solo. E canterò solo, camminerò solo, da solo continuerò. Giusto. Ed è particolare perché tante volte non si ha neanche una delle persone con cui magari wow, condividere questa gioia della serata qua su e giù, perché comunque mio figlio è ancora piccolo, 14 anni, sì, 15, anche se tu glielo dici non è che fai salti di gioia, cioè, proprio, non frega proprio niente. Praticamente in quel momento lì sei stato 2 ore prima in mezzo a 1000 esatto, persone, dopo sei qua e dici adesso vorrei scambiare 2 chiacchiere. Tu a casa dici... Mamma mia, succede. Ecco, te l'ho chiesto, sapevo già che avresti risposto in questa maniera. Quando terminerai il tuo percorso musicale, quanti veri amici pensi ti resteranno? Si vedranno lì quali erano i veri amici, a quel momento lì. Io te lo potrei già dire, capito? Però vabbè, la risposta va bene. Si vedranno lì quelli che erano amici per interesse e quelli no, insomma. Questa qua, sei religioso? Allora, Guarda, ho una mia maniera di vedere la religione. Questa è una domanda che mi piace tantissimo, perché ho avuto tante discussioni anche con chi fa parte della Chiesa di questa cosa. Anche al momento in cui dovevo sposarmi, ho avuto delle discussioni proprio che si fa il corso prematrimoniale? Non mi ricordo come si chiama. Segretaria, si chiama così, il corso prematrimoniale. Sì, lo sa perché si è sposata 3-4 volte. E ha trovato gusto, ognuno che ha il soldi. Esatto, sì. E si è peso da Liz Taylor. Insomma, volevo dire appunto che anche lì ho avuto da che ridire, perché sono delle cose che non accetto, che della Chiesa, ma le posso anche dire, non è... Guarda che... Non accetto che magari chi fa dovrebbe essere rappresentante della Chiesa insegni a me cosa vuol dire avere una famiglia non avendo una famiglia propria. E intendo la famiglia quella con papà, mamma, i figli, quello che è, insomma, certo, l'ideale, quello che è lo stereotipo, se così si può dire, di famiglia. Cominciamo... Mi sono piaciuto con questa cosa qui. No, questa è una parola che salva proprio la puntata. Cosa vuol dire, proprio mi piaceva. No. Buttala, esatto, questo stereotipo di famiglia. Quindi io credo che se uno ha bisogno di pregare, non ha un luogo dove farlo, ma può farlo personalmente nella propria casetta. Bravo. Anche perché non è stato mai considerato il fatto che ci sono persone che non possono andare alle funzioni perché arrivano a casa alle 8, quindi ma ce ne sono tante durante il giorno, e mi durante il giorno godo andare magari da mio figlio, o devo studiare, o devo preparare, certo, dei concerti, certo, o devo fare, quindi magari quel tempo non ce l'ho, e quindi non vuol dire che qui non sia religioso, giusto? Assolutamente. Esatto, quindi posso concludere in questa maniera, non credo nell'istituzione religiosa, ma credo nella religione. Mi fa molto piacere, perché la prossima domanda è questa qua: ti sei mai ritrovato a rivolgere lo sguardo al cielo cercando un aiuto non terreno? Sempre.
Sempre, sempre, sempre. Tu a contatto, quando ti contatto ho mostrato casa, non so se hai notato, ma casa mia è piena di angeli. Io ne ho uno in particolare, ne ho due o tre che adesso magari c'è chi ci crede o chi non ci crede, ai quali io sento una presenza giornaliera. E il primo di tutti è mia nonna, che è morta a 94 anni, è morta tanti anni fa, è morta 10-11 anni la fa. La senti presente? La sento sempre presente, e infatti io penso dopo tutti questi anni qui, proprio nel mio prossimo CD, che non volevo, se dicevo prima del CD, vabbè, insomma, uscirà, uscirà proprio una nuova canzone che io ho proprio voluto dedicare a lei. Ascoltatela, non vi dico qual è, però si capisce chiaramente. Bello, mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché io durante le serate non ho mai detto questa cosa qui, e lo dico per la prima volta a te, perché io penso che la gente poi deve andare a ballare per divertirsi, quindi non sto qui a scrivere. Però c'è chi l'ha capito, e questo è un fatto piacere, vuol dire che c'è ancora qualcuno che ascolta i testi. Guarda, Renzo, che sono le cose belle queste che stai dicendo, che amo, perché in questa trasmissione dobbiamo vedere la tua parte di anima, hai capito? Come ti ho detto prima, lasciamo fuori Renzo Biondi, dopo lo chiameremo più tardi, però oggi stai dando delle risposte che a me piacciono molto. Facciamo anche qualche risata, però l'importante è... Ecco. Senti questa, quando sei stanco dopo facciamo una piccola pausa. Tranquillo. Quanta importanza dai all'essere e all'apparire? Ah, beh, fatta a me questa domanda qui, è una cosa molto, molto... Allora, è sempre, io ritorno sempre a quel discorso, perché sono rimasto affascinato dal trailer di questo documentario sulla Callas, veramente. Sì. L'essere e l'apparire, per noi che facciamo parte del mondo dello spettacolo, spesso si mescola. E quando ci vanno bene le cose, e non neghiamo, come dicevo prima a te, che questi sono, come il grande Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, della mia soprattutto... Sei costretti più ad apparire che ad essere, ma semplicemente perché adesso sto occupando tanto del mio tempo all'apparire, cioè al mio lavoro, al Biondi piuttosto che al Marchesan. Ma sono felice così. Ci sono tanti dei miei colleghi che mi hanno detto al telefono: hai voluto la bicicletta, adesso pedala. Io sì. Ma sono felice di pedalare, sono felice veramente, perché era quello che sognavo da una vita, e sono tutte delle piccole cose che passo dopo passo, e tu sei stato anche testimone anche di recente, una serata che ho fatto con un'altra grande orchestra, sì, ma ne sto preparando un'altra con un'altra orchestra ancora, sì, secondo me, ancora sì. Cioè, io sono uno, penso, dei pochi artisti che non si vergogna di dire che vuole arrivare. Ma e penso che non sia mai finito di arrivare, io voglio fare, perché ho dato tutta la mia vita, come dicevo, dai 12 anni in poi, alla mia crescita artistica, e spero veramente di riuscire a fare ancora tantissimo, perché io credo nel mondo della musica da ballo. Io ti ammiro. E non mi piace sentire la gente che si lamenta, che dice: ah, che sei a crisi. No. Allora, bisogna guardare sempre in positivo. Due cose. Hai risposto da persona molto intelligente e sensibile. Mi è piaciuta questa risposta qua. E non usare la parola vergogna. Non esiste. Mio papà diceva: per arrivare, mira sempre in alto, più alto possibile. Dopo, se non ci arrivi, però, ci sei quasi. Vuoi aggiungere anche una cosa, perché magari ci sono tante persone che ci ascoltano, sì, sicuramente, perché questa emittente è seguitissima, sì, e quindi anche colleghi, musicisti e non, insomma, arrivare sì, ma arrivare proseguendo in una propria strada, senza compromessi. Infatti non serve sgomitare, giusto? Non serve fare gli sgambetti, ma bisogna correre come un cavallo col paraocchi. Io mi definisco sempre questo, e sei stato definito anche tu in passato un cavallo pazzo, giusto? Sì, io sì. Io pazzo si vede che sono, ma sono un cavallo che corre sempre. Se cado nel fosso, cado perché ho scelto io di percorrere quella strada, non perché mi ci hanno buttato gli altri. Bravo, yeah, bravo. E soprattutto questa, Renzo... Mi sono piaciuto su questa, no, no, ma siamo partiti un attimino sul comico, però adesso stiamo veramente andando sul profondo. Vivo. Volevo aggiungere anche un'altra cosa, che è un insegnamento per tutti quelli che ci guardano, eccetera. Bisogna sempre parlare di se stessi, di fare il possibile per se stessi, senza denigrare, senza gli sgambetti che hai parlato. È giusto guardarsi intorno, sì, eh? Perché però dalle cose belle, io dico sempre, io se è una mittente che guardo spessissimo, e lo sapete da anni, è la vostra, perché mi piace trasmettere tutto il giorno musica da ballo, quindi mi piace guardare, perché si impara. Bravo, sempre. Da quelli più grandi, ma anche a quelli diversamente grandi, diciamo così, perché sempre, siamo tutti nello stesso piano. Si impara dagli errori degli altri, ma si impara anche da quello che fanno di positivo gli altri. Certo. E qualunque sia la realtà musicale piccola a quale ci stiamo affacciando, stiamo guardando, c'è sempre qualcosa da imparare. C'è sempre, sempre. Bravo. Sempre. Ti faccio un'altra domanda, dopo ci certo, rilassiamo un attimino. Questa qua adesso va sul leggero, no?
come ti piace vestirti fuori dallo spettacolo? Ah beh, guarda, mi vedi, io di solito, questa è anche particolare, ma io ho una collezione di jeans tutti uguali e magliette nere tutti uguali. Difatti, esatto. Allora ti chiedo, meglio jeans e maglietta sportivi e comodi o un vestito di firma che ti fa figo ma ti impedisce essere a tuo agio? No, poi io non sono uno di quelli, al contrario di mio figlio, non sono uno di quelli che guarda la firma. Io mi metto le cose che mi piacciono, come ti ho fatto visitare a casa mia, cioè di firma c'è gran poco, ma però ci sono delle cose che la rendono particolare perché hanno un certo tipo di gusto. Quello lo tengo per le serate, però. Okay. Però nella vita io quando mi alzo, adesso sono in jeans perché ci sei tu, sono maglietta nera e mutande, sempre, tutta la vita. Prossima puntata. Allora Renzo, prossima. Prima di una pausa, sì. Avevi qui un album che vorrei riallacciarmi ancora ai tuoi amori, velocità. A quella che è stata una parte di vita molto importante. La parte di vita che ha generato Nicolò, che ho capito che è il tuo... Sì, Nicolò non è mica arrivato subito, perché noi ci siamo sposati nel 2000, eh? E poi per scelta Nicolò è nato nel 2003. Perfetto. Devi sapere che è una cosa che ricordo sempre con piacere. Secondo me, io poi con Stefania siamo fidanzati che io avevo 16 anni, infatti ho fatto 9 anni di fidanzamento e 7 di matrimonio, quindi non è che sono tantissimi. Non sono pochi, eh? No, non sono veramente pochi. Ancora, come dicevo, abbiamo un rapporto ottimo. Nicolò è arrivato dopo 3 anni di matrimonio, però il nome di Nicolò l'avevamo già scritto in un bavaglino quando avevo 16 anni, perché io proprio avevo già scelto. Ti piaceva sto... Sì, sempre io e Stefania è sempre stata d'accordo con... Allora amici cari, adesso Renzo... Guarda che bello che io lo so. No, veramente, adesso Renzo ci farà partecipi. In velocità, guarda. Guardate un attimino se riconoscete Renzo. Ero bello, che carino. Ma dillo ancora quanto ero bello. Bello ero veramente tanto. Ero magro io, ma anche la Steffi non scherzava. Devo dire, tanto le foto del nostro regista, cosa dici tu che ami anche la foto? Sì, ma poi se uno guarda questa foto qui, il nostro regista dice: Madonna, sei alta 2 metri. No, sei 1,48. No. Beh, vedi la bravura del fotografo. Del fotografo, non so se si vedono in controluce, però ecco, esatto. Però, vabbè, a parte la scusa, stiamo parlando di biondi. Stiamo parlando di Marchesan. Ah sì, di Marchesan, siamo Marchesan. Guarda che creatura. Cioè, come puoi dire che un ragazzotto vedete, così... Vedete come... Beh, santo... Ero qualche anno fa, insomma, Per portargli bene una specie di frac, smoking, come lo chiama. È un tight. A me te ne domandi, che non so neanche cosa che sia i jeans. È un tight. Sì. È un frac senza la coda dietro, è rotondo sotto calma. Ma allora, in italiano tight e in inglese tight. Tight. È scritto come? Parla su Instagram, segretaria. Questa è Chioggia. Ma allora non mi aiutate proprio. Le chiese più belle di Chioggia, sai che noi abbiamo delle chiese. A Chioggia abbiamo chiese, bar e banche. Non manca tutto il resto. Queste cose qua e banche, tu fai caso e fai una passeggiata e quello. Cioè, aspetta che vediamo. Allora amici cari, non succede spesso che una persona ci mostri queste cose che sono molto molto intime, ma molto molto belle. Questo. Ah! E adesso capelli non ha più neanche uno. E Francesca? Adesso stavo vedendo se si vedeva anche Francesca. Però noi dobbiamo mostrare questo popò di ragazzi. Sì, l'importante è che il nostro regista inquadri me. Quanti anni avevi allora qua? Non si può, poi, non si può dire bravo. 16 anni. Tu sposato, è quello che sono giovane anche adesso. Vediamo se riesco a trovare. Mi sa che sarà difficile trovarla. Sì, in certi momenti è a crisi di personalità. E subito dopo da Renzo Biondi. È questo che non riesce. Guarda che osso. Qui siamo nel Ponte dell'Unione, laguna. Allora, io amo Chioggia, però sono arrivato ad amarla a distanza. Cioè, non tornerei mai più ad abitare a Chioggia. Ecco, basta. Mai più. Ma per questioni logistiche, per il lavoro, perché non c'è lavoro. Certo. È possibile partire da Chioggia, tu sai benissimo che bisognerebbe partire delle ore prima, perché il discorso estivo, poi lì con la spiaggia e quant'altro è... Insomma signori, un album degno di un attore, peccato che lui non ha voluto far cinema, però poteva farlo veramente. Di Chioggia di sera. Vedete come porta il tight. Basta, che co, sono stupo per prendere giù da te. Allora, amici, facciamo una piccola pausa, perché Renzo ci ha promesso una cosa, adesso vediamo se la ricorda, ma ha pensato bene di prendere su l'auto
e di portarci dove, Renzo? Se hai voglia. Io vi porterei nella mia città natia. Cosa ne dite? Allora dateci il tempo di arrivare a Chioggia e lì finiremo la nostra intervista. Grazie, a tra poco. A tu per tu passo in più arriveremo noi, a tu per tu una volta in più comprenderemo che si nasce dove, quando, come, chissà quanti petali un fiore avrà. Cittadini della terra io e te, il mondo è per noi. Insieme io e te.